si è disputata a Reggio Calabria, in prossimità dei campi di calcio della AS di Gatto, in località Sant'Antonio di Vito, la quinta prova del Trofeo Sud Italia Scooter Cross Cross Promotion, sotto l'egida della Federazione Motociclistica Italiana. Tempo soleggiato, adeguata presenza di pubblico. Vabbè, non è proprio questo l'evento da trattare in maniera formale e distinta. Lo scooter cross non è certo da giacca e cravatta e ristorante stellato, tutt'al più da felpa e pane e salame. Eh sì, proprio come la vecchia felpa, magari indossata in occasione di un concerto indimenticabile, che uno ritrova in un baule in cantina. E forse di fianco al baule potrebbe esserci il vecchio motorino, tra polvere, ruggine e stracci. Quel vecchio motorino che può riprendere vita, magari con qualche oretta rimessa a punto alla buona, nel dopocena con due amici e un paio di birre. Perché, diciamocelo, non è forse questo, sotto sotto, lo spirito giusto del Trofeo Scooter Cross? Non basta la formula minima spesa, gran divertimento, vale comunque la partecipazione ad una competizione ufficiale, insieme ad altri appassionati che vogliono divertirsi con pochi pensieri. Infatti, in questa prova regina abbiamo visto davvero di tutto, dal classico scooter a ruote alte all'indistruttibile tubone anni 80, booster e simili che, come diceva l'androide interpretato da Rutger Hauer in Blade Runner, ha visto cose che voi umani non potreste immaginare. Ma c'erano anche strani oggetti non identificati con poderose forcelle da cross, gomme tassellate di oscura provenienza e motori a reazione. Beh, no, dai, non esageriamo. Comunque, cilindrate da 50 a massimo 70 cm cubici, telai originali magari con qualche rinforzo, forcelle, ammortizzatori e ruote libere. Con l'organizzazione del motoclub Reggio Bikers e la preziosissima supervisione di Antonio Gelonese, responsabile FMI per il motocross e le attività promozionali, le gare si sono svolte in un tracciato ben preparato, con alcuni spettacolari passaggi che esaltavano il manico dei piloti, il tutto in un ambiente disteso, dove la voglia di divertirsi insieme prevaleva sulla tensione agonistica. Ma anche, ovviamente, gare vere, combattute fino all'ultimo metro, con la possibilità per i teofiti di confrontarsi con veri crossisti e magari imparando qualcosa. Stranger,
ed è proprio questo, se vogliamo, il senso del trofeo della Federazione Motociclistica Italiana. Aprire le porte all'attività sportiva con una formula che richiede le minime capacità tecniche per i piloti ed il minimo esborso economico per le moto. Quindi avvicinare tutti al motociclismo. E considerando il successo crescente ottenuto nelle varie gare del trofeo, possiamo dire che l'obiettivo è raggiunto.